È stato il sottosegretario al Ministero per l'Università e la Ricerca, Augusta Montaruli, ad aprire l'anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, che ha sottolineato nel suo intervento come l'Accademia sia un'autentica eccellenza, considerando anche la capacità di restauro in una città in ricostruzione. La Montaruli ha parlato anche di riforme. Un patrimonio estimabile e inestimabile, ed è per questo che questo Ministero vuole, nella legislatura che sta vivendo, fare in modo che si colmi quel quarto di secolo di una riforma non compiuta per il mondo AFAM. È giusto che il mondo delle AFAM, di cui anche l'Accademia di Belle Arti fanno parte, abbia la giusta valorizzazione per fare in modo non soltanto che ci siano operatori di questo vero e proprio comparto soddisfatti, ma soprattutto si dia un volano a tutte le arti della nostra nazione. Una grande soddisfazione per l'Accademia guidata dal presidente Rinaldo Tordera e dalla direttrice Maria D'Alesio, aver incrementato il numero degli iscritti con 163 nuove matricole, nuovi corsi, il nuovo padiglione e la biblioteca. Nel teatro dell'Accademia si sono ritrovate tutte le istituzioni per una sorta di ritorno alla normalità dopo la pandemia. Tutti i corsi hanno visto aumentare il numero di studenti, anche nuovi in moda e costume, didattica e comunicazione dell'arte. Tante anche le collaborazioni con le istituzioni culturali del territorio. Infatti il dato di cui andiamo più orgogliosi per il 2022-2023 è il numero dei nuovi iscritti, 163 matricole su un monte di poco meno di 450 iscritti globali, che stanno a significare che il lavoro intrapreso negli ultimi due anni di inserimento nel territorio e di ampliamento dei corsi didattici che ci sono stati autorizzati l'anno scorso dal Ministero ha dato i suoi frutti. La cerimonia è stata caratterizzata dalla presenza della grande scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio e dall'omaggio al fotografo americano Milton Gendel, che ha indagato anche l'Abruzzo, il territorio aquilano.